questa è una terza campagna di scavi. Okay. Sì. Qual è la mission di questa terza campagna? Dunque, noi nelle campagne precedenti abbiamo già intercettato numerose abitazioni di questo villaggio dell'età del bronzo, che risale tra il 1200 e il 1000 a.C. Adesso la terza campagna è per avere un'idea di come era organizzato complessivamente questo villaggio, cioè quanto erano vicine le case, come erano strutturate, come erano organizzate all'interno dell'insediamento, cioè quanto spazio c'era fra una e l'altra, eccetera. Questo è importante perché ci dà l'idea di quanta anche popolazione ci fosse all'interno di questo villaggio, che è molto esteso, e quindi si tratta di un centro di una importanza notevole per quel periodo. Stiamo parlando appunto di oltre 3.000 anni fa. Ad aiutare l'indagine archeoscientifica in cima al Monte Croce Guardia di Arcevia, 13 rifugiati del centro di accoglienza Le Terrazze, centro che finanzia questa terza campagna di scavo fornendo vitto ed alloggio al team universitario. Il sito, unico in Italia, dovrebbe trasformarsi con l'aiuto di finanziamenti europei in un parco protostorico con la riproduzione a grandezza naturale di una delle case, se non dell'insediamento. L'integrazione così vincente che il centro d'accoglienza prevede l'anno prossimo di non più riservare l'opportunità solo ad un nucleo scelto di ragazzi, ma ai suoi 120 ospiti.